Buongiorno ragazzi, oggi voglio fare questa recensione sul libro di Paolo Botton, Bushcraft. L'ho letto, già mi è arrivato più di 2 settimane circa, e ho fatto alcune mie, diciamo, recensioni. E vi do qualche consiglio per chi ancora è indeciso se acquistarlo oppure no, o e di che cosa tratta. È un buon libro. Soprattutto partiamo dal presupposto che è un libro che ho preso su Amazon al prezzo di 11 euro e qualcosa. Con la spedizione comunque mi è venuto intorno a 13 euro, quindi già a un prezzo abbastanza contenitivo. Proprio come dice l'autore stesso, che ci teneva a tenere un prezzo basso. Questa è la versione in bianco e nero. La stessa identica versione c'è a colori, ma il prezzo è intorno a 30 euro. Non la consiglio di acquistare perché comunque le cose sono riportate identicamente, cambia solamente il discorso dei colori. Però siccome è un libro che fra parentesi è nato per essere sfruttato, la versione in bianco e nero va più che bene. Ma iniziamo subito, se io consiglio o non consiglio questo libro. Beh, se voi non avete altri manuali a casa o siete realmente all'inizio del bushcraft o già siete, diciamo, che lo praticate ma non in maniera molto assidua, allora è un buon libro. Però giustamente, come dice anche lui stesso, non è un manuale di sopravvivenza, non è un manuale, sono dei consigli che lui dà all'inizio di questo della sua esperienza, dell'esperienza di Paolo. Quindi sono dei consigli che lui dà. Dico perché non è manuale, perché siccome io ne ho letti molti libri, qua ne faccio vedere comunque alcuni, tra cui il migliore in assoluto, ripeto, è sempre, almeno al mio avviso, sempre per parere mio personale, questo anche come vedete già le dimensioni, se lo dobbiamo portare dietro, questo io ce l'ho sempre dietro, mentre già un volume di questo con la sua doppiezza, senza offesa, non me lo porto dietro perché già mi occupa abbastanza peso, quindi andrò a preferire sempre un manuale di questo è quello di John Wiseman, e lo ritengo la Bibbia dei manuali del bushcraft. Poi abbiamo anche quello là di Bear Grylls, un'ottima guida, un ottimo manuale pure, guida alla sopravvivenza, il manuale FM, un altro libro di Wiseman, come cavarsela in ogni situazione, e tanti altri libri che ho comunque in libreria, che ho letto e che non porto con me. Ma torniamo al nostro libro, ho detto manuale perché comunque, diciamo, come piccola pecca che ha, non tratta completamente sul discorso dell'acqua. L'acqua non viene citata in nessuna maniera, né come trovarla, né come potabilizzarla, niente. La stessa identica cosa, non parla neanche, dice, anche se siamo qua, diciamo, in Italia, e tante tecniche non sono permessi ai sensi di legge, però sulle trappole non si parla nulla completamente. Però è un buon libro, attenzione, perché dà molti consigli sui nodi, sulle piante. Ma ora comunque andiamo a sfogliarlo insieme a voi, così magari vi fate convinto direttamente. Iniziamo con una breve introduzione dell'autore, dove parla che cos'è il bushcraft. Vado molto veloce perché il libro è lungo. Gli accessori dello zaino. La cosa che mi è piaciuta del libro è che non parla di attrezzature troppo costose, ma parla delle poche cose essenziali che servono. Non ti va a dire un coltello che costa 300 euro, ma ti va a dire un coltello che costa 20 euro, eccezionale. La stessa cosa per il telo tarp, te lo spiega anche come costruirlo, coperta di lana. Comunque l'attrezzatura iniziale di partenza del bushcraft te la descrive in maniera molto molto buona, e ripeto a dire, non fa pubblicità e propaganda di nessun tipo, ma anzi aiuta il lettore a far capire che il bushcraft è un'attività umile e semplice. Poi c'è un capitolo abbastanza ampio sui nodi, dove io qui comunque personalmente posso dire che ne avrei fatti molti di meno, perché i nodi comunque sono troppi. Potevo approfondire magari su qualcos'altro e sui nodi, perché abbiamo qua un sacco di nodi
che comunque noti che comunque sono tutti utili, ma alla fine non utilizzeremo mai tutti, perché sappiamo benissimo che noi utilizziamo i 4-5 noti, diciamo i classici. Però qua ti spiega le legature in una maniera abbastanza dettagliata, ti spiega. Si è concentrato molto anche sull'attrezzatura da campo e come creare un campo. Un'altra cosa ottima che mi è piaciuta veramente. Comunque, un buon libro. Io non ripeto a dire, soprattutto se non avevo altri libri, e questo sarebbe stato il mio primo libro, è sicuramente valido. È sicuramente valido. Giustamente, questa è di Paolo Bottone, la sua prima esperienza come libro. Però possiamo dire che è un ottimo libro. Qua ti spiega i vari modi di come fare il tarp, le configurazioni. Un buon libro. Inoltre abbiamo anche, ti spiega come fare un tetto con i rami. La cosa che mi è piaciuta rispetto agli altri manuali, che possiamo dire una cosa positiva, che parla tutta della nostra, dell'Italia, dà dei consigli sulle nostre piante. Non dico, invece in altri libri ci sono anche della giungla, nel deserto, è più, diciamo, più mondiale, mentre questo è proprio più nazionale, quindi già è una cosa ottima, soprattutto perché va a descrivere la nostra nazione, gli alberi che troviamo nel nostro territorio, le piante commestibili. Qua ti spiega come è composto il legno, il ferro, l'acciarino, il ferro celio. Comunque è un buon libro, ragazzi, per il prezzo non è niente male, perché questo stesso identico libro poteva avere anche un costo superiore, e posso dire che comunque è sempre valido. Giustamente, se cercate proprio qualcosa di più tecnico, di chi per esempio già ha molta esperienza, ha già tutto quello che messo qua, già noi lo sappiamo a memoria, perché giustamente li pratichiamo queste cose. Quindi sì, ci serve, ma fino a un certo punto, perché realmente già siamo abbastanza propensi a creare tutto quello che lui qua ci spiega. Però per chi si sta, ripeto a dire, inoltrando in questo mondo e ancora è all'inizio, magari qua ti spiega, mi è piaciuto il discorso dell'archetto, che molti non dicono i tipi di legni che usano, invece qua ci ha fatto una descrizione realmente completa dei consigli e dei trucchetti per fare partire un fuoco e quale legno usare, una cosa che mi è piaciuta abbastanza di questo libro. E vado veloce allora, per non farvi annoiare. Come si accende il fuoco o quali tipi di fuoco ci sono, se il fuoco produce colore, quello che serve per mangiare, quello che serve per illuminare e tanto altro ancora. Poi abbiamo, che cosa abbiamo qua? Abbiamo la torcia svedese, alcune tipologie di nodi, di creare utensili nel campo. Poi abbiamo alcune legature, come unire due o più alberi, e questa è una parte interessante perché è proprio l'attrezzatura per creare l'attrezzatura del campo, proprio l'attrezzatura del campo, creare un vero e proprio campo bushcraft. Ti spiega tutte le legature, come si uniscono i tronchi, i fori, come fare gli incastri. Questa è forse una delle parti più belle di questo libro, è proprio la parte dedicata al campo, come creare un tavolo, come creare un letto, come creare delle sedie, come fare il triangolo per mettere il mangiare. Comunque qua approfondito in una maniera davvero davvero interessante. Questa parte l'ho letta con molta attenzione. Qua ti spiega anche come fare uno zaino di sopravvivenza a bushcraft, come legarlo, ti spiega le cuciture. Le cuciture, alcuni libri non ne parlano, questa è un'ottima cosa, perché può sempre servire sapere fare delle cuciture se sei in sopravvivenza. Spiega una buona parte, non eccezionale, ma di cartografia comunque, essendo che io sono comunque specializzato nel settore della cartografia, però ti posso dire che c'è tutto l'essenziale, ecco, l'essenziale ce l'abbiamo. Quindi questo libro, per chi all'inizio è ottimo, ripeto a dire è ottimo, e anche per chi è in fase non troppo avanzata, questa è un'altra parte molto interessante che mi è piaciuta, perché proprio va a dire
tutte le piante e i frutti commestibili, dalle castagne alle noci, alle bacche, alla rosa canina, all'achillea. Comunque, questa magari, secondo me, ecco, se vogliamo trovare un difetto, questo libro, la parte delle piante, anche se il libro è in bianco e nero, doveva essere a colori. Come fa, per esempio, questo libro. Il manuale di sopravvivenza è tutto in bianco e nero, è tutto in bianco e nero, però, come vedete, la parte delle piante e delle fiori, quelle pagine sono tutte a colori. Perché giustamente non è facile in bianco e nero andare a conoscere, per chi non la conosce, il tipo di pianta o il tipo di frutto. Oh, in bianco e nero tu non lo conosci. Sappiamo che per la sopravvivenza è una regola base, se c'hai dei dubbi tu non la vai a raccogliere. Quindi queste poche pagine, anche se questa è la versione che era in bianco e nero, dovevano essere fatte a colori. Il tarasacco, l'ortica, comunque tutto questo settore, le ghiande, l'achillea, già l'ho detta, è davvero ottimo. Poi parla di alcune ricette quando lui era nella fase degli scout, alcune ricette, ti posso dire, semplici ma davvero interessanti e niente. Poi qua ti dà anche le gallette, come inizio, parla anche di un settore psicologico, che è molto importante, perché sappiamo quando sei in natura e sei solo devi essere anche preparato psicologicamente. Qua dà dei consigli che i suoi nonni avevano dato a lui, mi è piaciuta pure questa parte. La tua primavera uscita sola del bosco, poi abbiamo l'appendice da alcuni consigli sulle stoviglie, alcuni trucchetti, le lampade a petrolio. Anche ti accenna come stare fare dei rifugi sulla neve, che è ottimo. E comunque ci abbiamo l'essenziale, un po' di tutto, un po' di tutto, ripeto a dire, solo non viene trattata qua come realizzare da zero un telo tarpa, proprio te lo spiega come autocostruirtelo. E un'altra cosa interessante, le tracce di animali. Si chiama questa materia realmente icnologia, quindi ti parla un po' di queste tracce degli animali. Le classiche che noi troviamo nel nostro territorio italiano, come crearti la sagoma di un coltello, come crearti il bush box, il fornellino da campo, proprio come autocostruirtelo, tirare direttamente delle sagome, e poi qua abbiamo tutto l'indice che è alla fine. Quindi, cosa dire in più di questo libro? Mi potete dire, ma alla fine lo acquisti o lo consigli di acquistare oppure no? Io dico questo, dico, se siete all'inizio, se siete non troppo esperti, e per la cifra soprattutto di 11 euro è un buon libro. Però è anche vero che se siete già esperti e sapete che un'edizione di questa la ritenete troppo grande per portarvela dietro, e sapete che comunque lo leggerete a casa ma alla fine non ve lo portate dietro, secondo me non ha senso. Però ne spendiamo, fra parentesi, tanti soldi in sciocchezze a volte, per 11 euro un libro che comunque aiutiamo, diciamo, un nostro amico, e da mettere a casa alla fine per 11 euro un libro che possiamo acquistare senza troppe pretese, ripeto a dire senza troppe pretese, e anche perché sono sicuro che se questo libro lui apporterebbe alcune modifiche e ti andrebbe a parlare un po' dell'acqua, un po' delle trappole, un po' magari ti approfondisce certi aspetti, non diventa più un libro che lui, come dice. Però è importante dirlo che lui non te lo vende come manuale, ma te lo vende come un libro che dà consigli a chi inizia. Magari apportando alcune modifiche potrebbe diventare uno dei migliori libri che c'è oggi, sia come prezzo sia come qualità. Per il resto, niente, se avete qualche altra domanda in particolare, scrivetemela sotto e cercherò di rispondere a tutti. Vi saluto e una buona giornata.